Idea Web con coach Mario Barbiero, allenatore VBC Synergy Mondovì, pochi minuti dopo la sconfitta per 3-0 contro Cantù. Coach, una partita, una sconfitta che però vi vede combattivi per lunghi tratti dell'incontro e solamente un po' di errori in meno da parte di Cantù nelle fasi finali vi hanno privato di qualche set in più. Questo sì, questo è vero, era il risultante dell'orgoglio che ancora hanno i ragazzi dentro, ce la stanno mettendo tutta. È chiaro che le energie sono arrivate al lumicino, perché chiaramente giocare un campionato con questi risultati è abbastanza deprimente per loro. Che si allenano ogni giorno, che cercano di dare il massimo ogni giorno e che fino adesso hanno tentato in ogni partita di giocare come sanno. Però la Serie A è la Serie A, abbiamo patito quest'anno tante cose, per cui sono molto dispiaciuto soprattutto per loro. Combattiamo, però poi alla fine la qualità delle squadre esce fuori e dal 17-18 in poi l'epilogo è sempre lo stesso da un po' di settimane. Questa era l'ultima partita della sua formazione in casa. Cosa si porta indietro di quest'annata piuttosto complicata? Cosa mi porto dietro? Mi porto dietro il lavoro fatto, mi porto dietro tanti giovani che sono cresciuti. Mi è dispiaciuto per Fenoglio oggi, che ha avuto due interventi sfortunati, ma lui è cresciuto tantissimo in questa stagione ed è veramente un atleta, sta diventando un atleta interessante, così come Filippo Camperi, che ha giocato anche oggi il terzo set, e sono ragazzi di Mondovì che stanno crescendo, quindi questo sicuramente. La crescita di tutti gli altri giovani che magari erano venuti qua per fare un'esperienza, si sono ritrovati in campo da protagonisti, quindi per un allenatore questi sono almeno è almeno una piccola consolazione. Poi è chiaro che dal punto di vista del rendimento complessivo della squadra, del campionato, non sono assolutamente soddisfatto. Grazie mille, coach. Prego.